primo consiglio comunale a Palazzo dei Priori di Perugia. Nel pomeriggio di lunedì, alla prima votazione, Nilo Arcodi, di Perugia Civica, è stato eletto alla presidenza con 22 voti, 9 schede bianche e 2 nulle. Ringrazio tutti per la fiducia ricevuta, che mi emoziona e mi onora, ha detto Arcodi. Sono emozionato anche per la presenza di tantissimi cittadini, segno evidente che ritengono quest'Aula un vero luogo di democrazia. È per le loro necessità e i loro bisogni che dobbiamo lavorare incessantemente. Alla vicepresidenza del Consiglio Comunale sono state elette Roberta Ricci della Lega con 22 preferenze e Lucia Maddoli, Civici, con 9. Non ce l'ha fatta Francesca Tizzi, 5 Stelle, che ha ottenuto 2 voti. Il sindaco Andrea Romizzi ha voluto ringraziare gli assessori uscenti e salutare nuovi che lo accompagneranno nei prossimi 5 anni. I risultati del voto ci riempiono di orgoglio, ha evidenziato Romizzi, ma nessuno di noi deve essere superbo. Ogni giorno dovremmo cercare di dare il massimo per i nostri cittadini. Avete verificato che sia stato un cambio